Tiziano in rappresentanza, ce la posso fare oggi, del gruppo. E allora tu non sai, caro il mio Tiziano, che c'è anche una serie di giochini che preparano i nostri autori, che tra l'altro vorrei dire, oggi hanno realizzato la puntata, hanno scritto la puntata mentre erano ubriachi, perché ieri c'è stata la festa. Infatti c'è stata la festa di Suriani, la nostra Samantha, che ha festeggiato la sua veneranda età di ben 50 anni, diciamolo, però che li porta benissimo. Li porta, no, sto scherzando, non lo dirò mai. Quanti anni fai? 21. 12. 12, sì, 12. A gamba. Vabbè, comunque appunto sono uscite. Cioè, solitamente già escono delle cose molto strane, figurati da ubriachi. Comunque, il fatto fondamentale è che adesso è arrivato il momento del primo giochino di quest'oggi, quello che temono forse di più i nostri ospiti, adesso sì, terrorizzato, ovvero il Sara Luis, ovvero una versione moderna dell'antico Sara Banda. Via con la sigla, quindi. Ah. Adesso noi ti faremo ascoltare delle canzoni e tu dovrai indovinarci possibilmente chi la canta, quindi il gruppo, l'artista e il titolo della canzone. Però ti diamo, diciamo, degli aiutini. Non è in versione MIDI e quindi dovrebbe essere anche magari un po' più semplice. La versione originale. Esatto. E passiamo con la canzone. Partiamo in cinese come fa Bonolis sul... No, sono proprio originali. Questa è la canzone del passato, 1995. Ah, sai che non la sento io. Non la senti? No. Vedi se senti così, facciamo proprio questo. È una voce femminile, ovviamente. Fino a qui ci arriviamo, sì. Beh, non si sa mai di questi tempi. Sarebbe ritornello. Io in realtà anche questa non l'ho. Ecco, l'ha detto. Io? No, non l'ho detto. No, l'ha detta la cantante. L'ha detto il titolo. Ero concentrato sul... Guarda, al nome di un'attrice. Ah, questo aiuta. Che ha lavorato anche con Woody Allen ultimamente. Cioè, non proprio ultimamente, però tra gli ultimi film. Assolutamente non conosco questo brano. Va bene, te lo dico perché effettivamente non lo conosco nemmeno io. Si tratta di una certa Scarlett con Independent Love Song. Bene. Non però, si riesce mai ad imparare. Vedo che Marta la sa tutta, cioè, mio Dio. Perché in realtà hanno la versione con le lyrics, quindi stanno leggendo. Ah, ecco, quella da karaoke. Esatto, quella da karaoke. Beh. Passiamo invece alla canzone di Sanremo, categoria di Sanremo, okay. 2006. Ok, speriamo qui di... Questa, dai, abbastanza... Dio, ma dove le scegliete? Te l'ho detto. Lo fate apposta. Ma questo che cos'è però? Categoria... Sanremo. No, in generale. Però dai, la voce è riconoscibile. Sì, eh? Beh, sì. Nel 2006 portò questa canzone. Dai, almeno lui me lo devi dire chi è. Ma guarda, io purtroppo l'ho visto veramente poco nella mia vita. No, ma vabbè, questo prescinde comunque da Sanremo, perché è un artista, anzi, infatti, un po' strano, particolare per il festival di Sanremo. Non c'è... È strano che insomma ci abbia partecipato anche addirittura? Lui. Addirittura? Sì. Ma chi è questo? È un romano. Era molto riccio, ma, con gli occhiali. Non so, no, però non è Caparezza, è quell'altro, come si chiama? Bravo. Sì. Cri, non mi ricordo. Cri. Cristicchi, com'è? Cristicchi, no? Simone Cristicchi. Cristicchi, esatto. Lui è lui. Con Che bella gente del 2006. Madonna. Ed infine, quindi, questa sarà la categoria che sicuramente indovinerai, certo, essendo la canzone improbabile. Sì. La canzone improbabile è del 1983. Oh. E questo ovviamente, cioè, se gli altri più o meno fanno parte del mondo della musica, in questa categoria loro riescono a scovare Technotronic. Riescono a trovare delle canzoni veramente assurde. Bene. Che nessuno ha mai sentito. Cioè, che io non pensavo che questa attrice, perché ti dico che è un'attrice. Adesso ci riferiamo a One Shot 80 e che cerchiamo lì. Esatto. Che okay, Viola Valentino, che roba. No, peggio. Peggio. Comunque ha detto il titolo. E tu ti perdi sempre il titolo, però, per capire. Lo so, perché no, io purtroppo sono sordo, quindi già sento poco. Madonna, chi è questa? Una roba poi tipo ti prego, se c'è degli il video, mostracela, non c'è il video, però ci sarà sicuramente un fermo immagine, un qualcosa. Chi è Pippo Franco che risponde? Chi è? No, chi risponde non lo so, però io qui leggo che
Se tu fossi bello, bravo. Se tu fossi bello, l'hai indovinata, come hai fatto? Lo so, lo so, perché ci vuole un certo tipo sai di chi cultura. La canta? Barbara Boucher. Ma che figata, figata. Questo veramente mi sfuggiva. Beh, sfuggiva a tanti, tranne i nostri autori, non mi chiedere il perché. Beh, no, ma è giusto. È giusto, meglio, giusto, meglio non chiedere, non farsi certe domande in alcuni contesti. Un saluto a tutti gli amici della chart di Radio Quiz. Ma devi dire chi sei. Certo. La memoria molto, molto, quindi sicuramente sbaglieremo 20 volte. Saremo ma non qui c'è per... problema. Vai. Già mi sono scordato. Allora, date una no, ce l'ho, dai. Vado? Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e... no, non era così. Sì. Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e un saluto a tutti gli amici delle chart di Radio Lewis. Okay, perfetto. Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e un saluto a tutti gli ascoltatori di Il Chart di Radio Luis. Quasi decente. Quasi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. Perfetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. Ma devi sempre dire chi sei. Vabbè, posso rimontare la parola. Ah, devi dire chi sono, certo. Okay. Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e... un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. E ci siamo poi. Ciao, siamo. Un saluto. No. Grazie per aver votato il nostro pezzo o brano, come ti pare. A tutti piace più brano che pezzo. Pezzo. Perché pezzo sei. Grazie per aver votato il nostro pezzo brano nella classifica della iChart. Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e ringraziamo tutti quanti quelli che hanno votato il nostro brano per Hit Chart di Radio Luis. L'ho un po' fatto come... Bene. Un saluto a tutti gli amici della Hit Chart di Radio Luis. Ma devi dire chi sei. Certo. La memoria è molto, molto, quindi sicuramente sbaglieremo 20 volte. Saremo ma non qui c'è per... problema. Vai. Già mi sono scordato. Allora date una no, ce l'ho, dai. Vado? Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e... no, non era così. Sì. Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e un saluto a tutti gli amici delle chart di Radio Luis. Okay, perfetto. Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e un saluto a tutti gli ascoltatori di Il Chart di Radio Luis. Quasi decente. Quasi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. Perfetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. Ma devi sempre dire chi sei. Vabbè, posso rimontare la parola. Ah, devi dire chi sono, certo. Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. E ci siamo poi. Ciao, siamo. Un saluto, no. Grazie per aver votato il nostro pezzo o brano, come ti pare. A tutti piace più brano che pezzo. Pezzo. Perché pezzo sei. Grazie per aver votato il nostro pezzo brano nella classifica della iChart. Ciao a tutti, siamo Jesus Was Homeless e ringraziamo tutti quanti quelli che hanno votato il nostro brano per iChart di Radio Luis. L'ho un po' fatto.